Attacco da inventare per Massimo Oddo alla ripresa del campionato. Domani ore 16 allo stadio Adriatico Cornacchia il Pescara riceverà l'Empoli senza Seter, stirato e che nella migliore delle ipotesi tornerà per la trasferta di Lecce di inizio novembre, e Asensio che ha una lieve contrattura e sarà preservato per la gara di domani per essere probabilmente pronto nell'infrasettimanale di Venezia. Con Bellanova messo fuori causa dal Covid, davanti a Fiorillo agiranno Ventola, preferito a Balzano che non ha i 90 minuti, e Masciangelo sulle fasce. Drudi, fresco di rinnovo, e Sasà Bocchetti, preferito a Scognamiglio, al centro. Busellato e Omeonga agiranno ai lati dell'ex Val di Fiori, 7 stagioni e 255 presenze coi toscani. Maestro e Galano alle spalle di Bocic, che dovrebbe vincere il ballottaggio con Belloni. Nel ruolo era stato provato anche Capone. Massimo Oddo presenta così il prossimo avversario. La certezza che abbiamo è che l'Empoli è una squadra estremamente forte, una delle migliori del campionato per come è costruita. Quindi sarà una partita sicuramente dura per noi, ma questo vale per ogni qualvolta noi scendiamo in campo. E sono convinto che sarà dura anche per loro. Oddo fa poi chiarezza sul mancato arrivo di Cacciatore. La problematica non era sulla fascia destra, la problematica era avere un secondo centrale di ruolo di piede destro, ma questo in virtù del fatto che io con grande onestà vi dico che Gut non lo conoscevo e quindi non mi fidavo, tutto qui. E poi confermo e ribadisco che ho avuto a che fare in questa settimana, in questi 10 giorni con il ragazzo, e alla luce di quello che ho visto preferisco lavorare con un ragazzo come lui, che ha sicuramente grandi potenzialità, e piuttosto che magari mettere un altro giocatore, un altro ultra trentenne dentro la squadra. Tutto qua. Mercato che non ha portato in rosa il terzo attaccante da mettere in gerarchia alle spalle di Asensio e Seter, ma Oddo fa professione di ottimismo. Sicuramente avrebbe fatto comodo un'altra punta, però non dimentichiamoci che abbiamo tanti giocatori davanti che possono fare quel ruolo. Io sono contento perché ho sicuramente in questa rosa dei giocatori che magari vanno aspettati un attimino, ma che hanno grandi potenzialità e possono sicuramente migliorarsi. Io in questo momento vi dico la verità, mi sto divertendo perché ho giocatori estremamente disponibili, ma soprattutto giocatori che possono crescere. Quindi ci vuole solo un attimo di pazienza, bisogna essere ottimisti, bisogna essere positivi, perché soprattutto in questi ultimi anni si vive in un pessimismo leopardiano qui a Pescara, quindi bisogna portare un po' di positività. A dirigere l'incontro sarà Alessandro Prontera di Bologna, che ha due direzioni poco fortunate col Pescara nello scorso campionato: la sconfitta 0-3 con il Crotone e il 2-2 in campionato a luglio contro il Perugia, coi biancazzurri avanti di 2 gol e gli umbri capaci di rimontare con 2 reti in fuorigioco. Clamorosa la prima di Iemmello. Per Prontera sarà invece la prima direzione di gara con l'Empoli. Circa i precedenti tra le due squadre dell'Adriatico, in 17 partite il Pescara si è imposto 8 volte, ma l'ultima risale all'agosto 2011, 3-2 con doppietta di Immobile e gol di Cascione, 5 le vittorie toscane, l'ultima 0-1 nel 2018 griffata a Donnarumma, l'1-1 di fine giugno è stato l'ultimo di 4 pareggi.